Benvenuti a un nuovissimo episodio di Manifesto del Cinema Trash. Sono il vostro Ivan Pliz e come sempre sono qua per parlarvi di cinema più o meno bello, o considerato tale in realtà. Per me sono tutti belli i film di cui parliamo, però non è così per tutti purtroppo. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di contribuire, seguire il mio progetto, quindi mettendo il segui al canale, condividendolo, mettendo un like, facendolo conoscere, in modo tale da potervi dare sempre più contenuti nuovi, chiaramente, e portare avanti questo nostro progetto del Manifesto del Cinema Trash. Ma ciancio alle bande, cominciamo subito a parlare del tema di oggi, perché oggi si parla di Sinister Squad, un mockbuster uscito nel 2016 sulla scia di Suicide Squad. Ma che cos'è un mockbuster, da chi è prodotto e dannazione di che cavolo stiamo parlando? Allora, cominciamo a dire che Sinister Squad nasce dalla casa di produzione e distribuzione The Asylum, creata nel 1997 da tre pazzi furiosi che sono Lat, Rimaway e Strain. Questi tre creano questa casa di produzione cinematografica con lo scopo di fare film a basso budget e in maniera particolare mockbuster. Che cosa sono i mockbuster? I mockbuster sono film che vogliono seguire la scia mediatica dei blockbuster. I blockbuster sono i grandi film come quelli ad esempio della Disney piuttosto che della Universal o della Warner Bros, quelli in cui sono stati spesi maree di soldi in pubblicità e non solo, e che quindi hanno un impatto mediatico molto forte. Il mockbuster e l'Asylum in particolare vanno così a inserire diversi loro film in quest'ondata mediatica, riuscendo di fatto a creare delle opere che sono delle copie carbone, però un po' tristi, un po' farlocche, ma molto divertenti, certe volte anche molto noiose, di questi film molto famosi, appunto. Vi piace High School Musical? Allora andate avanti con la grande saga di musical scolastici con Sunday School Musical. Ma non è finita qua. Avete adorato uno degli ultimi capolavori della Pixar, Homeward? Beh, potrete gustarvi allora Homeward, che sembra pronunciato nello stesso modo, ma che non è affatto così. Chiudiamo con Snake on a Plane, un grandissimo classico della cinematografia americana, in cui l'Asylum ci regala Snake on a Train, ovvero cambia di fatto il mezzo di trasporto, e tra l'altro ci fa promesse molto allettanti in locandina, come potete vedere 100 persone nel treno e 3000 vipere velenose. Io non vedo la fottuta ora! Ma calmati i bollenti spiriti, perché siamo qua a parlare di Sinister Squad e sicuramente nel corso del nostro manifesto del cinema trash parleremo di altri mockbuster, non vi preoccupate, tutto verrà analizzato e battuto da questo canale, ve lo prometto, su quello che volete. Sinister Squad nasce nel 2016 proprio come mockbuster appunto del Suicide Squad del 2016 diretto da David Ayer, un film tra l'altro assolutamente pessimo, di cui nel 2021 esce per l'appunto il remake completo, quindi non stiamo parlando di un seguito ma di un rifacimento, fatto da James Gunn, un film tra l'altro molto ben fatto ma di cui non parleremo oggi sicuramente. Sinister Squad ha un indice di gradimento bassissimo, cioè su Rotten Tomatoes ha il 18% soltanto dall'audience, quindi non dalla critica, ha 2 su 10 grosso modo sul sito IMDb, e insomma sembra un film assolutamente disastroso, e lo è chiaramente, non stiamo qua a indorare la pillola. È terribile, ma è anche assolutamente da guardare almeno una volta nella vita, perché se in Suicide Squad avete amato Joker ed Harley Quinn, qua non potrete che adorare Tremotino e Alice. Sì, avete capito bene, perché la Suicide Squad è formata da personaggi delle favole, un po' come C'era una volta o Fables, per chi, gli amanti delle serie TV e dei fumetti, vabbè. Ma perché personaggi delle favole? Perché nel 2015, proprio in concomitanza dell'uscita con Avengers Age of Ultron, esce per l'Asylum Avengers Grimm, di cui parleremo tra l'altro nel prossimo video, piccola anticipazione. Giusto due note, Avengers Grimm vede proprio un gruppo di vendicatori, ma formati da personaggi delle favole. Abbiamo ancora Tremotino, abbiamo ancora Alice che si ripresentano, però insomma in altre salse. Tra l'altro Sinister Squad si pone come seguito, grosso modo, di Avengers Grimm, ma cambiano parte degli attori, perché se Alice è sempre interpretata da Cristina Licciardi, che ritroviamo appunto in entrambi i film, Tremotino, che anche in Avengers Grimm fa la parte del, diciamo, cattivo, ma è interpretato da Casper Van Dien, cioè anche gli attori della Asylum sono dei mockbuster, dei grandi attori del cinema, e con questo non voglio dire che Van Damme lo sia, ma questa è un'altra storia.
Qua abbiamo un altro attore che è Johnny Ray Diaz a interpretare Tremotino, tra l'altro un attore molto più nella parte e che in certe scene, in certi momenti, ricorda un po' la figura del Joker, non quella di Jared Leto perché quella non è terrificante, quindi in realtà Johnny Ray Diaz fa un lavoro migliore? Sì, è un attore migliore di Jared Leto? No, direi di no, però questa è un'altra storia, quindi insomma capite che da buon mockbuster il nostro Sinister Squad riprende molto quello che è il Suicide Squad e cerca di creare un qualcosa di simile. Poi va bene, l'incantatrice nel primo Suicide Squad era quella figa di Cara Delevingne, qua invece abbiamo questa attrice con i dentoni. Vabbè, questa è un'altra storia e non staremo qua a parlarne troppo perché dovete vedervelo il film, cioè è indispensabile che vedrete Sinister Squad. Ma ora concentriamoci un secondo sul cast, più precisamente sui due attori protagonisti, ovvero Johnny Ray Diaz, che interpreta Tremotino, come vi dicevo poc'anzi, e Cristina Licciardi, che invece interpreta Alice. Johnny Ray Diaz in realtà ha una carriera abbastanza florida, partecipa a tantissime serie TV e film. Lo ricorderete sicuramente in Magnum P.I., quello del 2020. Ha fatto addirittura un episodio di Hawaii Five-O, ma soprattutto il suo contributo maggiore è in Independence Day. Independence, T, S di genitivo sassone, Day, non Independence, Independent, un altro mockbuster, sì. Sì. Diversa invece la storia per Cristina Licciardi, che invece firma pochissime opere, ma nella maggior parte sono tutti film in cui fa parti molto piccole. In realtà diventa protagonista vera e propria proprio con Avenger Grimm, in cui farà appunto, come vi dicevo, sempre Alice. Tra l'altro, collegandomi proprio a questo discorso, Sinister Squad è un crogiolo di personaggi tratti da Alice nel Paese delle Meraviglie. Abbiamo la Regina di Cuori, abbiamo Pinco Panco e Panco Pinco, ma soprattutto abbiamo il Cappellaio Matto, che in Sinister Squad fa un DJ drogato, tra l'altro in una scena assolutamente pazzesca che è questa qua. Get him, Patter. Something wrong, sweetheart? Ma parliamo un attimino del regista, perché è Jeremy Inman, quindi potremmo smettere qua e voi sapete già chi è, il video è concluso, grazie per avermi seguito. Chiaramente sto scherzando, purtroppo non conoscete Jeremy Inman. Lui, come ruolo principale, fa il cameraman solitamente, sempre per l'Asylum, di cui ha firmato dei grandissimi capolavori. Mi riferisco chiaramente a Bermuda and Tentacles, piuttosto che a Hercules Reborn, o al bellissimo Mamma ho perso il cane. Sì. Jeremy Inman firma il suo primo lungometraggio nel 2010 con un film che si intitola Superhero Party Clown, un film secondo me molto particolare perché vede questo scontro tra supereroi, peccato che sono supereroi senza superpoteri, perché i supereroi in questione fanno di fatto i clown ai compleanni dei bambini, no? Delle elementari o delle medie, e lo scontro vede proprio il nostro protagonista contro Capitan Tremendous, questo altro clown supereroe che gli fotterà tra l'altro anche la fidanzata e che prenderà il suo posto in molte feste togliendogli parterre e denaro. In realtà una figata questo film, cioè io ho visto soltanto il trailer purtroppo e sembra una commedia carinissima. In realtà non penso sia mai uscito in italiano, al contrario di Sinister Squad, ma la cosa più pazzesca è che questo Superhero Party Clown, che non è della Asylum, ha dei voti di critica maggiore, cioè se Sinister Squad, come vi dicevo, ha 2 su 10 in IMDb, questo film amatoriale ha 6 su 10, cioè ha 3 volte il voto di Sinister Squad. E qua capisci che forse toglierti dai tuoi binari è stato un gravissimo errore, Jeremy. Mi sa di sì. E con questo si conclude questo video dedicato a un mockbuster, ovvero Sinister Squad, che esce in concomitanza quasi con il Suicide Squad del 2021. Questo film ha di fatto la grossissima pecca, al di là di uno script molto raffazzonato di Jeremy Mann, che non è sicuramente un grandissimo scrittore, ma un discreto regista, è la location. La location è la pecca peggiore perché questo film è estremamente claustrofobico ed è tutto ambientato in un teatro di posa, direi, quindi tutto al chiuso, non vediamo mai scene all'aperto. Ma perché questo? Semplicemente perché, come tutti i film Asylum, e questo non fa differenza, è fatto con estrema povertà, con pochissimi soldi. Il segreto dell'Asylum, in realtà, ed è ciò che la rende viva fino ad oggi, dal 1997, è lo spendere sempre meno
di $1,000,000 per ogni film. Spendendo così poco, ed essendo anche loro una casa di distribuzione, riescono praticamente sempre a tornare dei soldi spesi e a reinvestirli in nuove opere. Nuove opere come chiaramente nel 2021 esce Ape vs. Monster, che vi lascio capire a voi da che film è tratto. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!